Ciao a tutti, sono un ingegnere e anche oggi non lavoro in legno. Ho comprato una nuova stampante 3D, la Creality Ender 3, e quindi ve ne mostro il montaggio, così magari riesco a dare qualche risposta a qualcuno che è in procinto di comprarla. Il montaggio comunque è estremamente semplice, basta seguire le istruzioni incluse. La confezione è veramente completa, ci sono tutti gli accessori, compreso l'adattatore UK. State attenti a prendere questo pezzo perché dentro c'è nascosta la vite dell'asse Z. La confezione è fatta veramente bene, è tutto molto solido, quindi non c'è rischio che il contenuto venga rovinato durante la spedizione. L'ho presa su Amazon, circa 200 qualcosa euro, si trova anche su altri siti, Banggood, la differenza è che su Amazon arriva in pochissimi giorni. Tutta la confezione è molto ben curata, l'imballaggio è fatto molto bene, tutti i componenti sono conservati in bustine singole, addirittura le singole viti sono conservate in bustine, ognuna con la propria etichetta, quindi su ogni vite trovate 3x36, 5x40, eccetera. E le istruzioni riportano esattamente queste diciture, quindi potete vedere benissimo nei vari passaggi che pezzo vi serve. Tra l'altro le istruzioni sono fatte molto bene, non c'è scritto niente, sono soltanto visuali. Quindi inizialmente dobbiamo prendere un attimo la mano con il linguaggio che usano. Detto questo, il montaggio è estremamente semplice e se avete una certa manualità non avrete niente da temere. Ecco, qui ho appena montato il LCD e mi sto accingendo a montare l'alimentatore. Nel kit è compreso una serie completa di chiavi esagonali, anche se immagino che non vi manchino. Ormai ogni volta che compriamo qualcosa escono chiavi esagonali, chiavi esagonali, chiavi esagonali, non sappiamo più dove metterle. Sono presenti inoltre un paio di pinze, molto utili per tagliare il filamento. È una spatolina per pulire il piano di lavoro o il piano riscaldato o anche l'estrusore. Questo è il motorino che gestisce lo spostamento verticale, quindi l'asse Z. Questo invece è il passaggio più noioso di tutti, perché dobbiamo inserire delle viti attraverso un buco, quindi è un posto non molto accessibile. Cionondimeno penso che in un paio di minuti ci possano uscire tutti, a patto di avere un po' di pazienza. Ho già provato la stampante, devo dire che mi trovo molto bene. Stampa 220 mm x 220 mm x 250 mm in altezza. E ho già provato con diversi materiali, devo dire che mi sono trovato molto bene. Come slicer ho utilizzato il software Cura di Ultimaker, che può essere impostato anche con questa stampante. Basta selezionare Creality 10, Cera 10 come stampante e poi personalizzare alcuni parametri, nella fattispecie le dimensioni di stampa. Non ha il letto in vetro, questo può essere un ostacolo, soprattutto se si ha le prime armi o comunque se si stampa in PLA, perché stampando in PLA è appunto più facile far aderire il primo strato ed è anche più facile far staccare la stampa una volta ultimata. Ecco, un piccolo particolare, il dado nel quale scorre la vite dell'asse Z non deve essere stretto immediatamente, va lasciato un po' di gioco e facciamo salire e scendere il carrello un paio di volte. Alla fine stringiamo il dado quando saremo sicuri che il movimento sia fluido.
Questo cilindro verticale serve a tenere il rullo di filo. L'ultima cosa che rimane è attaccare i vari cavi. Tutti i cavi sono contrassegnati, quindi hanno una letterina Z, X, Y, eccetera. E questo ci permette di montare con sicurezza tutti i vari connettori. Ecco qui, siamo pronti all'azione. Basta accendere, si deve fare una semplice calibrazione del piano, ci sono delle rotelle sotto il piano di stampa che ci consentono di alzare i vari angoli del piano in modo che l'estrusore sia sempre parallelo all'intero piano. Ecco qui, iniziamo a fare le prime prove di stampa. La prima cosa che sto stampando è un tasto di blocco del banco Sega DeWalt DW745. Ha un tasto di stop che è veramente troppo piccolo, quindi a vantaggio di sicurezza ne voglio realizzare uno più grande. Ve lo mostrerò in un prossimo video. Ok, per oggi è tutto. Se avete dubbi o domande lasciate un commento e sarò felice di rispondervi. Se avete trovato il video interessante e volete mettere un pollice in su, io non mi offendo. Ciao a tutti e al prossimo video.